Presentato al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2013 nella sezione Alice nella città e proposto un anno dopo in sala in una nuova versione rimontata, Se chiudo gli occhi non sono più qui è una pellicola che si pone all'altezza dello sguardo del suo protagonista, il sedicenne Kiko, aderendo quanto più possibile alla prospettiva di un personaggio impegnato nel difficile percorso verso l'età adulta, fra asperità familiari ed un senso di emarginazione e di malessere, solo in parte riconducibile a cause sociali. Scritto e diretto da Vittorio Moroni, il film torna a toccare il tema dell'immigrazione già al centro di uno dei precedenti lungometraggi del regista, Le ferie di Liku, amalgamandolo con il racconto di un coming of age, aspetto trattato da Moroni anche nel suo elogiato film d'esordio Tu devi essere il lupo del 2005. Kiko è il figlio di un'immigrata filippina e di un italiano morto tragicamente. Sfruttato dal nuovo compagno della madre, un uomo autoritario e violento che gestisce alcuni cantieri, Kiko trascorre i suoi pomeriggi al lavoro in qualità di manovale. Vittorio Moroni disegna il ritratto di un sedicenne vittima della solitudine e del senso di alienazione tipico dell'adolescenza in un film delicato e dai toni intimisti, in grado di raggiungere un pieno coinvolgimento emotivo grazie alla descrizione del rapporto fra il protagonista e il maturo ex professore Ettore, figura di mentore e di padre putativo, resa vivida e convincente grazie all'interpretazione di Giorgio Colangeli.